30 km orari nei centri urbani, lei cosa ne pensa? Potrebbe essere un incentivo per la sicurezza dei cittadini? Allora, innanzitutto direi che nei centri urbani bisogna ampliare le isole senza macchine, questa è la priorità secondo me. Poi certamente i 30 km orari va anche bene, però prima di tutto ampliamo le zone a ZTL. Sicuramente sì, io non sono mai stata favorevole alla chiusura del corso, però ritengo che si possa migliorare molto la condizione e quindi venire incontro ai commercianti ma anche a tutte le persone che poi insomma decidono di passeggiare. Oltretutto ci sono molte scuole nelle vie secondarie per cui i ragazzi spesso attraversano ad esempio il Corso del Popolo e anche in orari magari tardi, perché se penso al conservatorio e alla scuola media del conservatorio i ragazzi magari escono tardi, quindi sicuramente sì. Guarda, sono sincero, non ne ho idea, perché insomma comunque dovrebbero intanto sistemare un po' il discorso di ZTL, si entra, non si entra, hanno cambiato 10.000 volte. Non so, sicuramente diminuire la velocità potrebbe aiutare, però non sono sicurissimo, insomma almeno 50 km orari. Poi vabbè, ci sono i casi, però quelli sono dappertutto, sicuramente anche quei 30 km possono succedere incidenti, quindi magari sono più per i 50, io personalmente. Sì, sicuramente sì. Sicuramente sì, specialmente di notte, che sfrecciano a parecchio di più, al doppio. Aveva sentito il caso del ragazzo a Roma investito su un marciapiede? Quello è da altri casi, purtroppo, ne ascoltiamo diversi.